Che vittoria! Che vittoria! Wow! Meno male l'abbiamo vinta, almeno questa. Quello ancora rimarrà in panchina dopo questa vittoria, giustamente. Ah. Però, vi devo dire, primo tempo che mi veniva voglia di addormentarmi. Nel primo tempo ci sono state tre parti. Noia, tre tiri consecutivi, noia! È stato questo il primo tempo che quel cazzo di Vanja Milinkovic-Savic ha preso tutto quello che gli abbiamo tirato. Anzi, oggi qualche tiro l'abbiamo fatto. E mi meraviglio! Wow! Sapete come si gioca a calcio! Poi, secondo tempo, siamo partiti abbastanza bene. Sprizzo di buio totale. Poi abbiamo segnato fortunatamente perché questa gara era da 0-0 e continuava così ancora. Questa era la gara, appunto. Io non capisco perché McKennie l'ha tenuto tutta la partita, tutti i 90 minuti. Ora, tratti in cui camminava, tratti in cui correva ma sempre a vuoto, non l'ho capito sinceramente. Io volevo, ma cambialo cazzo, non sta facendo nulla. Da ciò che ho visto io in copertura, inesistente. Era là per fare 10, 11 uomini in campo. Fase offensiva, inesistente sempre. Che cazzo è servito? Vlahovic, quantomeno, cioè, è riuscito a tirare, i palloni gli arrivavano. Wow, è una cosa che in un attaccante di solito si vede sempre. Con noi si vede ben poco, sinceramente. Poi, Alexandro Rabiot, io mi sento generoso oggi, voglio dare sufficienze perché non hanno giocato di merda. Anche Ken, anche se prova a stoppare palloni, ma li avanza di 3 metri e non riesce. Grandissimo stop, wow, come Vlahovic. Però non ha fatto una brutta partita, anzi qualcosa la faceva. Quel passaggio per Vlahovic che purtroppo si è cagato, cioè che gli ha parato Vanja. Poteva andare in gol, quindi poteva segnare. Locatelli anche ha fatto due tiri belli potenti che quel bastardo ha preso sempre. Milinkovic come portiere non è male, fa cacare per carità, però è un portiere, perché è un portiere che con i piedi, vedete che cazzo di lanci faceva quello? Era in porta, minchia, arrivavano nella nostra tre quarti. Manco Ederson che ha fatto il record mondiale di 75 lager, 75 metri che tirava il pallone. Ecco. Poi Torino è stato molto pericoloso, diciamo. In molte occasioni sono state pericolose, sì, ma dove la tiravano? La tiravano là sopra, meno male. Hanno impensierito Szczęsny poche volte. Diciamo l'azione più pericolosa è stata quando quello ha tirato e Szczęsny gli ha messo la mano così, ma già era quasi fuori la palla, diciamocelo. Ma perché? Perché loro stasera non avevano punte, loro hanno giocato stasera con tre trequartisti, poi al 70esimo è entrato Pellegri che meno male che non era in forma. Nota dolente di sta partita, ennesimo infortunio, non lo so come sarà, ma Bremer e poi è entrato Bonucci, porco Dio, si è fatto male, eppure st'altro sicuramente lo perdiamo, che bello. E quindi chi giocherà? Rugani, addio. Comunque, oggi una scena molto importante, penso, se l'avete vista, se avete visto la partita, se non l'avete vista, ve la racconto. Inizio secondo tempo, cioè prima di iniziare il secondo tempo, inquadrano Allegri che andava nel campo solo. La squadra l'ha raggiunto dopo. Non lo so se questo può essere un chiaro segnale di come sia ormai l'allenatore solo contro una squadra. Non lo so, ragazzi, e quello che sta succedendo all'interno. Vincendo, non so cosa può cambiare oggi, un cazzo, molto probabilmente, però noi ci speriamo. Io avevo detto, vuoi vedere? Allora, l'ultimo, molte volte quando giochiamo contro il Torino, vinciamo e poi ci rialziamo. Potevamo dirlo, diciamo, contro il Bologna avevamo vinto, poi contro il Maccabi all'andata, sembravano essersi rialzati, ma non è stato così. Che sia la volta buona. Oppure sarà sempre il solito ennesimo caso de vinci, perdi, 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 vinci e così via. Fatemi sapere nei commenti se volete commentare, se non volete commentare, ciao, ciao lo stesso.